Pix Padel con Giuseppe Giannini qua in questo evento particolare. Insomma, ho visto che siete molto bravi, tra l'altro, dai, insomma, no, lascia stare che, insomma, parliamo seriamente. Io del gruppo qui che avete fatto vedere, io sono quello meno bravo, anche perché ho iniziato da molto meno di loro di tempo, però loro sono veramente, hanno un livello abbastanza buono, abbastanza alto. Ma tu giochi? Lascia stare che hai detto che è la prima volta, ma tu, cioè, la tua intenzione è di continuare a giocare al padel, di provare, oppure dici no? Vabbè, gioco quando ecco, vengo invitato, quando mi chiamano così tra amici, sì, vado, ma preferibilmente io quando posso gioco a tennis, una volta a settimana gioco a tennis, non gioco a padel. Padel, ecco, una volta ogni tanto, magari una volta al mese se capita una partita tra amici la faccio, però non sono così preso come loro. Insomma, loro veramente, c'è gente qua che gioca 2-3 volte al giorno. Marcolino è uno di quelli. Quindi, abbiamo visto. Quindi hanno un livello alto. Senti Peppe, inevitabile, due domande al volo per quanto riguarda il calcio. Che cosa ti sta così meravigliando di questo campionato di Serie A? Oh, beh, mi ha meravigliato il fatto che il Napoli in qualche modo l'ha ammazzato il campionato. È stato bravo a capire che era un'annata particolare. Sono partiti bene. Credo anche un po' i mondiali abbiano un po' influenzato. Hanno, come dire, qualche calciatore è stato condizionato un po' dall'impegno, perché uno magari si prepara per il mondiale e poi dopo, quando ritorna nella propria squadra, a volte non è in grande spolvero. Quindi, però il Napoli è partito bene, poi con l'entusiasmo, con la bravura, perché sono anche bravi, sono riusciti a prendere questo grande vantaggio, e io credo che alla fine porteranno a casa lo scudetto. Due parole su questi straordinari tifosi della Roma che sold out tutte le volte allo Stadio Olimpico. Impressionante, ma per chi non mi viene da ridere quando sento le telecronache, no, di Zenga, che non conoscono degli altri, sì, che magari rimangono. No, mi fa specie che comunque Zenga è venuto a giocare contro la Roma tante volte, però è sempre stato così, lo sarà sempre. Ma anche le altre squadre, i giocatori li vedi quando entrano in campo, a volte, ma anche Sky DAZN, che lasciano ascoltare l'inno da Roma, perché è fantastico, perché è da brividi. Quindi è meraviglioso, è un'immagine, è un momento veramente da brivido e da pelle d'oca per tutti. Dove può arrivare questa squadra, questa Roma? Intanto si è rimessa in carreggiata. Non era, insomma, c'è stato un momento dove sembrava fosse un po', stava perdendo colpi, invece queste ultime domeniche sta recuperando, sta giocando anche discretamente bene, e sta venendo fuori, secondo me, anche la filosofia di gioco di Mourinho, cioè molto pragmatico, senza tanti fronzoli, e si arriva all'obiettivo, e quindi, insomma, i tifosi sono contenti, proprio perché sono contenti, poi seguono, si presentano all'Olimpico costantemente, ed è una passione costante ogni volta che la squadra gioca, quindi è bello, credo che sia importante anche per l'immagine della società, perché comunque tanti giovani, i bambini che seguono anche da casa quei momenti, trasportano, ti portano a continuare, no? a seguire l'inno, a seguire i colori, a seguire le bandiere, a seguire quegli attimi che ci sono prima della gara, che poi sono quelli, veramente sono i più belli. Grazie Fabio Giannini, buon divertimento. Grazie a voi.